Sette militanti ortodossi sono stati arrestati a Mosca durante la prima di Matilda, il film russo sulla relazione fra una ballerina e lo zar Nicola II, che ha provocato l'ira dei religiosi più radicali. Questi ritengono che il film dipinga in modo indecente l'ultimo zar, considerato santo martire dalla Chiesa ortodossa. Il regista ha deformato la realtà, ha raccontato bugie sullo zar Nicola e sulla zarina Alessandra, rappresentando il primo come un libertino e la seconda come una strega. In questo modo si offendono i credenti, perché tratta i santi nello stesso modo in cui le persone ordinarie trattano le loro madri e i loro padri. Il film esce giovedì nelle sale. Il regista, Alexei Yudkitel, ha chiesto alle forze dell'ordine di garantire la sicurezza nei cinema che proietteranno Matilda. Il film esce sugli schermi, c'è stata la prima. Il senso comune ha prevalso. Vedremo cosa accadrà. Negli ultimi mesi ci sono stati anche attacchi contro persone legate al film. Ad agosto era stato appiccato il fuoco agli studios di Yudkitel a San Pietroburgo.